L'obiettivo di CRAI è quello di presentarci alla cittadinanza di Squillace. L'abbiamo fatto due sere fa con una festa facendo assaggiare una degustazione di tutti i prodotti all'interno del gruppo CRAI, ma l'obiettivo è già nato anche su Cropani, lo stesso obiettivo è quello di fare cultura, fare arte, ma fare anche iniziative ludiche. CRAI diventa un momento importante per le famiglie, quindi non diventa soltanto un luogo dove si fa la spesa, ma un luogo dove ci si diverte, dove c'è arte e questa sera dove i bambini si divertono imparando e conoscendo un mestiere che è uno dei mestieri più belli che secondo me ci sono. Oltre a questa ci sono altre attività in programma? Sì, adesso iniziamo il percorso autunnale, sicuramente ricomparirà il settore dell'arte, della cultura e la presentazione dei libri sia su Cropani che su Lido che su Squillace, ma stiamo predisponendo anche tutta una serie di iniziative in prossimità di Natale e poi non dimentichiamo che Squillace è la città della ceramica e quindi abbiamo in mente di fare delle iniziative attinenti a questo territorio. Dov'è che le persone potranno seguire i vostri programmi? Tutte le nostre iniziative sono sulle pagine e sui social del gruppo CRAI. Pompieropoli è un aspetto ludico, se vogliamo, dedicato ai bambini, poiché loro copiano esattamente lo stesso addestramento che svolgevamo noi quando eravamo ancora in servizio. Quindi abbiamo costruito con le nostre proprie mani, perché non esisteva un'attrezzatura in commercio di tale portata, quindi ce li siamo riprodotti calibrando il tutto in funzione dei bambini, tant'è che poi alla fine riceveranno il prestigioso diploma di Vigile del Fuoco Junior. Ma la nostra attività non è solo la Pompieropoli, andiamo anche nelle scuole per promuovere il progetto di Scuola Sicura e altri progetti dedicati agli anziani o addirittura anche a persone disabili. Quindi abbiamo un'attività ad ampio raggio e spesso ci portiamo nelle parrocchie o nelle scuole o nelle comunità che ci richiedono di intervenire. Dal 2015 che abbiamo costruito tutta questa attrezzatura, ad oggi siamo arrivati ad 83 pompieropoli fatte per i bambini. Capiscono il pericolo e poi capiscono il vigile del fuoco, diciamo quello che è in servizio oggi, cosa fa, e quindi il bambino si sente come un piccolo pompiere in pratica, perché fa tutti i percorsi, il pozzo, il tunnel, le scale, cose che abbiamo fatto noi e lo fanno tuttora quando fanno i corsi, diciamo, i vigili che entrano. Diciamo che per noi è stata una continuità. Non abbiamo fatto un distacco, perché il giorno dopo che siamo stati in congedo abbiamo iniziato con la sezione, poi abbiamo costruito questa Pompieropoli e quindi è una continuazione, non ci siamo mai fermati. Il nostro motto è pompieri per sempre, quindi non è una battuta, ma è un dato di fatto. Lavorare con i bambini è bellissimo, è una continuazione come abbiamo fatto con i nostri figli. Ci vuole tanta pazienza e amore per loro. Ed è una soddisfazione per loro e per noi, molta gratificazione ci dà questo servizio. Non so se anche voi avete i vostri figli, i vostri nipoti che hanno partecipato a queste manifestazioni. Sì, però ancora sono piccolini, hanno fatto poche Pompieropoli, però è una gioia quando i bambini ti seguono e non ti lasciano fino a quando non finiscono il percorso, perché si sentono sicuri, quindi ti guardano così, vogliono finire con te, iniziano e vogliono finire con te, è bellissimo. E poi grazie, quando ci dicono grazie, è stato bello.